L'ego è il nemico numero uno, si sente sempre dire nel mondo della crescita spirituale. Ma sarà proprio così? Con il tempo ho imparato a godere profondamente della partita a scacchi che l'ego mi presenta ogni giorno. Ho guadagnato un'enorme quantità di amore, di rispetto per esso. Perché dopo tutto anche l'ego è una creazione dell'intelligenza universale, della fonte. E quindi dovremmo dargli un po' più di credito. È brillantemente astuto, abile in ciò che fa. È più che un nemico, un avversario realmente degno di stima, assolutamente necessario per la consapevolezza. Ma come l'agente Smith in Matrix, anche l'ego ha delle limitazioni. Però tu, in quanto consapevolezza, sei limitato. E l'ego è una componente fondamentale della tua assoluta unicità. Come avrebbe fatto Michael Jordan a diventare Michael Jordan se non avesse avuto dei potenti avversari? Ma tu te lo vedi a giocare nel cortile di casa sua a basket senza avversari, a segnare un canestro dopo l'altro? Dopo un po', che noia! Allora non fare del tuo ego il tuo nemico, includilo in questa magnifica partita a scacchi che è la vita. Lasciami un commento per dirmi che cosa ne pensi e seguimi, così rendiamo le regole del gioco un po' più semplici insieme.